Amici di Storia Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Prosegue il nostro appuntamento ormai mensile con quelli che sono stati i talenti sprecati transitati sul palcoscenico della Serie A, calciatori di valore che hanno rubato l'occhio negli anni della loro gioventù, promesse dei vivai che non hanno però saputo vivere una carriera all'altezza delle loro qualità di partenza. Partiamo dunque col sesto capitolo della nostra saga dei talenti sprecati. Avevano tutto per sfondare, ma qualcosa è andato storto. Vinicio Verza. Per lui parla una copertina di Forza Milan che salutò così il suo arrivo in rossonero. Il Milan ha il suo brasiliano. Bisogna però fare un passo indietro a diversi anni prima, quando il Real Vicenza di Giovan Battista Fabbri, prima dello storico secondo posto nella massima serie, si guadagnò la Serie A vincendo il campionato cadetto con 21 gol di Paolo Rossi e le rifiniture di un 19enne padovano capace di ricamare palla al piede. Si tratta di Vinicio Verza e a vedere le sue qualità da raffinata alla destra, la Juventus non ci pensa un secondo. Subito in bianconero a studiare all'ombra del barone Franco Causio per raccoglierne potenzialmente l'eredità. Troppo all'ombra però, visto che Verza non riesce a ritagliarsi uno spazio con Trapattoni che prova anche a trasformarlo nel nuovo Furino, ruolo a lui per niente gradito, anche se poi il suo vecchio mentore Fabbri lo schiererà così a Cesena. Alla Juve regala due lampi d'autore, un gol premiato dalla Domenica Sportiva come rete più bella della stagione 1978-79 e la rete alla penultima giornata contro il Napoli che, con una deviazione di Guidetti, chiuse la corsa per lo scudetto 1981. Anche al Milan lampi a intermittenza, poi un passaggio a Verona e il ritiro a soli 30 anni, con la sensazione di una carriera, visti i mezzi a disposizione, incompiuta. Samuele Dallabona. Un prodotto del settore giovanile dell'Atalanta che sembrava potersi prendere le chiavi del centrocampo della nazionale italiana. A 16 anni tutti lo pensarono, soprattutto Gianluca Vialli, che quando vide un torneo degli allievi bergamaschi in Scozia, non perse tempo e decise di portarselo al Chelsea alla fine degli anni 90. Parte nelle giovanili dei Blues e mette a segno 16 gol da centrocampista. Sembra nata una stella, tanto che il Chelsea lo lancia subito in Champions League contro il Feyenoord, prima ancora di farlo esordire in Premier League, dove giocherà la sua prima partita contro il Coventry. Si prende il posto da titolare con Claudio Ranieri, ma qualcosa si incrina quando rifiuta il ritorno in Italia, col Venezia di Zamparini che aveva offerto 5 milioni di sterline. Sarà il Milan a riportarlo indietro in Italia, ma nonostante alcune stagioni da titolare a Lecce e alla Sampdoria, inizierà a giocare sempre meno, finendo ai margini a Napoli. Poi la malattia e la morte del padre lo porteranno a ritirarsi giovanissimo, a 31 anni appena compiuti. Qualcuno parlò anche di depressione, ipotesi da lui smentita chiaramente. Il calcio non gli offriva semplicemente più le chance che aveva tanto aspettato. Roberto Baronio. Non è un caso che sia diventato il vice di Andrea Pirlo nella sua avventura sulla panchina juventina. La coppia Pirlo-Baronio è un connubio nato negli anni 90 quando i due promettevano meraviglie a Brescia e proseguito nella storica prima stagione della Regina in Serie A, dove in coppia comandavano un centrocampo pazzesco che portò gli Amaranto a una comoda salvezza. Poi le strade si separarono, su Pirlo era stata l'Inter a scommettere per prima, su di lui la Lazio, che con Zeman allenatore lo schierò titolare già giovanissimo nella stagione 1996-97. I tifosi lo rividero poi con lo scudetto sul petto, proprio dopo la grande stagione a Reggio Calabria e ottime performance con l'Under 21. Partì un tira e molla con Baronio che lasciò a momenti alterni la Lazio per poi rientrare. Dal suo esordio nel 1996 si arrivò alla Supercoppa Italiana vinta nel 2009 a Pechino con il biondo centrocampista titolare. Fu però l'ultima stagione, nonostante il trofeo vinto, neanche quello fu l'anno di Baronio, che si prevedeva all'alba di ogni stagione tra i tifosi della Lazio. Gabriello Carotti. Negli anni della lenta rinascita del Milan, dopo le dure stagioni della Serie B, c'è stato anche lui che campeggiava addirittura da titolare nelle figurine Panini, pur non essendo tra i più ricordati in assoluto in maglia rossonera.
Nonostante il nome un po' retro, che ricorda un adattamento simile a quello che Leo Ortolani ha utilizzato per il suo Deborah La Roccia, in arte Ratman, Carotti ha avuto un ottimo impatto nelle giovanili rossonere, protagonista nella squadra Primavera al fianco di Franco Baresi e Fulvio Collovati. Lui giocava più avanti, contrattacco, poi riciclatosi come mezzala, mantenendo comunque sempre vivo il vizio del gol e tornando in rossonero dopo un paio di stagioni ad Ascoli. Non riuscì però ad arrivare ai livelli degli ex compagni delle giovanili, forse a causa di un pizzico di mancanza di umiltà, come si evince da una citazione del libro Rossoneri, il manuale del perfetto Casciavit. Una sera, un tassista entrò in un locale e si fece preparare un panino. Quando vide in volto chi si stava impegnando nella farcitura, trasecolò e gli chiese a bruciapelo: «Ma tu sei Gabriello Carotti, l'ex giocatore del Milan?» Sì, era lui, lo stesso che qualche anno prima aveva dichiarato: «Al Milan ci sono solo due giocatori che sanno giocare a calcio, io e Rivera. Presunzione giovanile? Mancanza di senso della misura? Anche. Ma mi piace pensare che Carotti volle solo provare per un momento la sensazione e l'ebbrezza di paragonarsi al miglior giocatore italiano del dopoguerra». Antonio Sabato. Forse il caso opposto a quello di Carotti. Antonio Sabato di umiltà ne ha avuta anche troppa, centrocampista capace di svariare in tutte le zone del campo, fu particolarmente efficace negli anni giovanili, con l'Inter che si accorse di lui due volte, prima nel settore giovanile e poi riportandolo in nerazzurro dopo ottime stagioni a Catanzaro. Classe 1958, a 26 anni vive il suo momento magico, titolare con l'Inter e con la Nazionale Olimpica che arrivò quarta ai Giochi di Los Angeles, e con 4 presenze nella Nazionale Maggiore di Bearzot, che cercava di rinnovarsi dopo la mancata qualificazione all'Europeo. Dopo l'Inter farà molto bene anche al Torino, ma non sarà preso in considerazione per i mondiali messicani. Qualcuno lo ritenne un grande errore, vista la sua capacità a centrocampo e il suo spirito di sacrificio. Mancò quella scintilla che poteva renderlo una colonna azzurra in anni in cui comunque la concorrenza in nazionale cominciava a farsi dura. Antonio Di Carlo. Se mai per lui servisse un titolo, sarebbe sicuramente Balla coi lupi. Anzi, con una correzione, balla solo coi lupi, visto che lontano da Roma Di Carlo non è mai riuscito ad esprimere pienamente le sue qualità. Cresciuto come tanti talenti capitolini tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, all'ombra della Basilica di San Giovanni, correndo nello storico campo della Romulea, la Roma si accorge di lui e lo manda in prestito tra Piacenza, Carrarese e Arezzo, richiamandolo però per sfruttarne il talento, nel prestigioso torneo di Viareggio, vinto dalla Primavera romanista nel 1981 e nel 1983. Poi torna alla base, Nils Liedholm, che dopo lo scudetto cercherà di svecchiare la squadra, punta su giovani talenti come lui, Strucheli e Valigi. Andato via il barone, in giallo-rosso raggiungerà le 50 presenze in Serie A, da un buon mediano dotato di un ottimo tiro. Poi il calo, una buona stagione in B al Genoa, a soli 25 anni, e un pessimo rapporto col professor Scoglio, che ne limitò l'utilizzo. A neanche 30 anni gioca solo a sprazzi a Perugia, in Serie C, e di lui si perdono le tracce, poi ritrovate seguendo l'altra sua grande passione, l'ippica. È attualmente proprietario di una scuderia di galoppo. E tu ricordi altri nomi che possono essere inseriti nella saga dei talenti sprecati? Scrivilo nei commenti e nel frattempo, naturalmente, se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!